Ok ragazzi, nuovo video. Oggi voglio parlare della gerarchia dell'ipertrofia. Non so se ha senso come frase, però sostanzialmente ho l'idea che si sta un po' perdendo di vista quello che è una certa gerarchia che noi dobbiamo porci quando entriamo in sala pesi. Ora, partiamo dal presupposto che dal mio punto di vista tutto quello che concerne l'ipertrofia inizia, anzi quasi tutto quello che concerne l'ipertrofia inizia e finisce in palestra. Quel che facciamo in palestra, tutto quello che c'è fuori dalla palestra, quindi alimentazione, recupero, ottimizzazione, è un ottimizzare quel che riusciamo a dare. Quindi per parlare di ipertrofia dobbiamo partire dalla palestra. Ora, che cosa andiamo a fare in palestra? Ci sono tante scuole di pensiero, tante idee, logicamente, su quello che è il punto nevralgico su cui basarsi. Primo punto, lasciate stare tutto il discorso di serie, ripetizioni, volume e tutto il resto, sono parametri da tenere in considerazione, però quando andate in palestra iniziate a ragionare su un fattore che è lo stimolo, ossia lo stimolo che voi dovete dare al muscolo, è questo di base, tutto può essere ricondotto allo stimolo, nel senso che se io voglio fare, parlo di serie, di ripetizioni eccetera, sto in realtà codificando un determinato stimolo che voglio dare. Il problema è che se non ho la dimestichezza, le basi e l'esperienza per poter identificare, praticamente sto ragionando soltanto sui numeri ma non so che cos'è lo stimolo, quindi è molto facile sbagliare, ok? Se leggo un 5x10 di panca piano può rappresentare 70.000 stimoli differenti. Quindi se non ho l'esperienza per capire questo 5x10 com'è consensualizzato, a quale stimolo mi corrisponde, allora molto probabilmente sbaglierò. Quindi il primo consiglio che vi do è questo. Però, detto questo, al di là del discorso dello stimolo, cerchiamo di stendere una gerarchia di quello che dovete porvi voi come obiettivo, ok? Nel vostro mesociclo, nel vostro anno di lavoro e tutto il resto. Allora, gerarchia, al primo posto in assoluto c'è la forma, l'esecuzione. Questa è la base. Perché? Perché logicamente nel momento in cui io voglio dare un determinato stimolo devo assicurarmi che vado a compiere un gesto, uno schema motorio che sia in grado di veicolare questo stimolo. Se il mio stimolo è andare a Milano, io voglio assicurarmi di avere una strada che vada effettivamente a Milano. Se io voglio andare a Milano, ma prendo una strada qualsiasi che mi porta a Venezia, io posso anche andarci con la macchina più veloce del mondo, con il viaggio più bello del mondo, nei tempi più brevi del mondo, però sono arrivato a Venezia. Quindi non sto a Milano, non ho dato lo stimolo che voglio dare. L'identificazione dello schema motorio è questo. Se io voglio, per esempio, dare uno stimolo meccanico ai fasci claveari del gran pettorale, devo avere uno schema motorio che abbia un line of pull che mi permetta di coinvolgere i fasci claveari, che mi permetta di gestire uno stimolo che sia meccanico e quindi mi permetta di arrivare effettivamente a Milano, ok? Quindi il primo discorso è la forma. E quando parlo di forma non parlo di un qualcosa che si apprende nel giro di 6 mesi, un anno, eccetera. Parlo di un qualcosa che si può apprendere, che si deve apprendere all'infinito. Nel senso che ogni anno la vostra forma, la vostra esecuzione andrà migliorando, deve andare migliorando. Questo è un obiettivo che dovete assolutamente porvi. La forma è un qualcosa di infinito, nel senso che può migliorare ad ogni sessione e può migliorare all'infinito. Non c'è mai un punto di arrivo in cui dite porca vacca è perfetto, cioè riesco a eseguire queste ripetizioni perfette, perché magari una ripetizione vi esce, però arrivare ad eseguire tutte le ripetizioni dalla prima all'ultima con qualsiasi grado di fatica, con qualsiasi carico, rep range perfette, non ci arriverete mai. Non ci arriverete mai, ma dovete tendere là, dovete lavorare là. E quello che arriverete a fare è che ogni anno vi guardate indietro e dite porca vacca, l'anno scorso non ero in grado di allenarmi, porca vacca, l'anno scorso non sentivo così tanto il petto, non riuscivo a sentire bene l'upper division rispetto alla lower division del dorso, insomma un sacco di fattori, ma migliorerete veramente ogni anno. Ok, quindi primo discorso sulla scala gerarchica, la forma. Se dovete spendere del tempo in palestra, spendetelo sulla forma. Secondo punto della scala gerarchica, l'intensità, il grado di effort che riuscite a dare. L'intensità percepita, l'effort è la base del bodybuilding. Quello che dico sempre io è che l'ipertrofia è un adattamento del nostro corpo. Se vogliamo imporre questo adattamento ci servono due fattori. Il primo è quello di far avvertire al nostro corpo la necessità di adattarsi.
e il secondo è quello di metterlo nelle condizioni di farlo, perché logicamente se gli faccio sentire la necessità però non è nelle condizioni di adattarsi, quindi continuo a bombardarlo, non scarico mai eccetera, allora logicamente non ci sarà adattamento. Per mettere il corpo nelle condizioni, per far avvertire il corpo la necessità di adattarsi, non serve soltanto lo stimolo giusto, ma gli serve anche una certa intensità. Ok? Quindi, che cosa intendo con intensità? Effort. Generalmente possiamo parlare di grado di cedimento, quindi portare al cedimento le serie, però più generalmente l'effort che riesco a dare in una serie allenante. Cioè il fatto di spremermi oltre il mio limite o al mio limite. Ok? O comunque di superare il mio limite, il limite che credevo di avere, l'ho superato. Ok? Questa è l'intensità. Dovevo fare 8 ripetizioni con un determinato carico, sono riuscito a farne una mezza in più, sono riuscito a farne una in più, o ne ho fatte 8 e davvero, davvero, davvero non ci stava nient'altro. E anche l'intensità, il discorso è lo stesso della forma, nel senso che è un qualcosa che può crescere gradualmente, periodicamente, può crescere all'infinito e non arriverete mai al punto di gestire la perfezione, non arriverete mai al punto di avere un'intensità troppo elevata. Non dico che si deve spingere sempre al massimo a tavoletto, ok? Sia chiaro, non sto dicendo questo. Sto dicendo di quello che potete sostenere se periodizzato e contestualizzato bene, ok? E non c'è realmente una fine. Ogni anno riuscirete a raggiungere dei livelli di intensità, di effort delle sedute sempre più alti, al punto che vi guarderete indietro e dire: l'anno scorso non mi allenavo, l'anno scorso giocavo con i pesi e quest'anno porca vacca mi sto allenando. E l'anno dopo guarderete indietro e direte: anche l'anno scorso stavo giocavo, quest'anno, questo è l'anno in cui veramente mi sto allenando. E l'anno ancora dopo stesso discorso, vi guarderete sempre indietro pensando che stavate dando poco e rendendovi conto che la vostra stirella era ancora più alta. L'avete mai fatto? Uno di quei a me piace tantissimo, ne ho fatti tantissimi perché credo che siano molto istruttivi, un personal con un atleta di tempo fa, un atleta con tanta esperienza, un bro, ok, se vogliamo, un atleta che so che spinge tanto, un preparatore che so che spinge tanto, ne ho fatti tanti diversi, ogni volta rimanevo scioccato di quanto effettivamente potevo spingere. Vi racconto questo evento, questa cosa che mi è successa, che c'era un atleta accanto a me, al cavaliere, mi stava allenando, stava facendo l'hack squat, dovevo fare 5-4-3-2 ripetizioni, quindi un cluster set, 5 ripetizioni, 4 ripetizioni, 3 ripetizioni, 2 ripetizioni, ok? Una decina di secondi di recupero, avevo il carico che avevo utilizzato la scorsa settimana, forse un filino in più, quindi cercavo di superarmi, e inizio a lavorare, sto in cuffia, e lui si mette accanto per spronarmi, ok? Atleta gareggiato, agonista da una vita e tutto il resto, no? Proprio quelli che vengono volgarmente chiamati bro, no? In senso quasi dispregiativo, però ascoltate, si è messo là e quando ho iniziato a farlo io gli ho fatto così, cenno, cioè ne avevo 5, ok, perfetto, aveva già visto che facevo dei cluster, quindi praticamente lui ha capito che devo fare tutti i cluster da 5, quindi quando io arrivavo che ne dovevo fare 4, lui di nuovo mi ributtava giù e mi faceva fare un'altra e continuava a spingermi. Io poi stavo senza fiato, non riuscivo a parlare niente, non c'avevo neanche la voglia, la fantasia di parlare, quindi semplicemente dicevo: oh, vada come vada, ho fatto 5 cluster da 5, cioè non lo credevo possibile, mi sarei fermato prima, ok? Quindi questo è il discorso di intensità. Quando ci sono determinati presupposti, vi accorgete che voi realmente non state al limite, è un limite più mentale che il vostro cervello vi dà per autodifesa, autoconservazione, ok? Quindi questa è una cosa molto molto importante, spingervi assolutamente al vostro limite. Quindi con una buona forma, perché ricordate sempre scala gerarchica, ok? Sopra c'è la forma, sotto l'intensità, che ovviamente va modulata e graduata. Ultimo, ottima forma, ottima intensità di lavoro, i carichi. Ora, i carichi si differenziano perché i carichi non possono aumentare all'infinito, ognuno ha un limite strutturale, non possono aumentare gradualmente sempre e costantemente. Però i carichi hanno un ruolo fondamentale, non potete pensare di andare avanti in questo sport facendo serie da 20 ripetizioni con 2 kg per parte o 5 kg per parte, non so quale esercizio, ok? Arrivare a gestire alti carichi e dare ai muscoli un determinato tonnellaggio di lavoro, un determinato stimolo meccanico è fondamentale, ok?
Quindi come comportarsi con i carichi? Allora, io personalmente quello che cerco di fare è quello di aumentarli sempre, nel senso che a ogni seduta cerco di fare meglio della seduta precedente. Se vedo che il carico è alto rispetto alla seduta precedente, avevo fatto fatica, cerco di battere magari le ripetizioni, quindi lavoro più su un'intensità percepita. Ma se vedo che sto lì, che gestisco bene quel target di ripetizioni, perché se io ho un target di 10 ripetizioni, ragazzi, ne faccio 10 fatte bene, io provo poi ad aumentare il carico. In questo modo questo è un indice affidabile di come sta andando la mia performance, perché se sull'esercizio madre sto progredendo, comunque non c'è motivo di cambiare troppo le carte in tavola, perché le cose stanno andando bene. Di solito è il primo esercizio, quindi logicamente è un qualcosa che mi compromette la seduta, quindi se all'ultimo esercizio carico un po' di meno, può essere perché prima ho faticato di più, ok? Però se è il primo esercizio o un esercizio madre, può essere un esercizio che viene inserito dopo una preattivazione, comunque stiamo là, è sempre tra i primi esercizi. Se là sono super performante, allora non c'è motivo di cambiare le carte in tavola, perché è un indice che sto progredendo, che sto migliorando. Quindi questa è una cosa che faccio, però per il resto cerco di battermi sempre. A un certo punto incontro uno stallo, perché così deve essere. Quando incontro uno stallo, ed è uno stallo conclamato, quindi non è che basta una sessione andata male, logicamente, ma è uno stallo conclamato, allora questo è un indice affidabile che sono saturo e che devo scaricare. E quindi in questo caso è un primo indice del fatto che probabilmente ho raggiunto un overreaching e devo scaricare. Quindi faccio uno step back per quanto riguarda il volume, l'intensità, logicamente, e i carichi che utilizzo. Oppure cerco di mantenere gli stessi carichi, ma riduco l'intensità, quindi lavoro con una o due ripetizioni di buffer. Per una settimana, due settimane, questo dipende quanto tempo ci mettete a recuperare. Io di solito mi prendo una settimana e successivamente faccio un piccolo periodo in cui rilavoro sugli schemi motori che magari ho perso, quindi di nuovo scala gerarchica, lavoro sulla forma, e questo è grosso modo. Se volete creare ipertrofia sul lungo periodo, dovete continuare a migliorare la vostra performance. Da questo non se ne esce. Non potete pensare di continuare a creare ipertrofia, a crescere, a migliorare, senza migliorare una vostra performance o un dato di performance, che non vuol dire fare più serie allenanti, non è questo. Aumentare le serie allenanti ti dà un impatto ipertrofico? Sì, però io da quando sto a un determinato momento ad anni dopo devo avere una performance diversa. La performance è rappresentata da questi tre fattori: devo avere una forma migliore, devo riuscire a spremermi di più, quindi molta più intensità in palestra, e devo avere carichi migliori. Queste tre cose. E probabilmente lavorerò su meno serie allenanti, perché sarà una serie molto più di impatto, ma su questo torneremo in un altro video. Quindi, detto questo, scrivete qua sotto i vostri pensieri, qualsiasi domanda, sarò ben lieto di rispondere. Mi scuso se il video si è allungato tantissimo, e vi ricordo che sono aperte le iscrizioni all'Academy, in cui affronteremo tutti questi argomenti e molto molto altro, quindi il nostro corso di formazione di un anno. E trovate il link qua sotto in bio, e detto questo, vi rimando al prossimo episodio.